Luca Borzani. Buonasera a tutti. Simone, hai detto poco. Tra l'altro hai, come dire, fatto molto bene a sottolineare come questa sia una forma di socialità supplettiva, cioè che noi crediamo una socialità materiale, non disincarnata. E lo dico perché tra tanti aspetti che ci troveremo diversi alla fine di questa emergenza, sarà anche il rischio, come dire, di percorsi di innovazione senza antidoti che scivoleranno e modificheranno i contesti produttivi, lavorativi, delle stesse dinamiche educative, scolastiche, culturali. Ma questo, come dire, è tutto una partita del dopo. Invece sui temi della cittadinanza, ecco, io credo che ci sia da fare una netta distinzione tra la costruzione di polemiche e invece l'assunzione di consapevolezza. Sono due cose profondamente diverse. Detta in termini più sintetici, io non credo che la censura aiuti al non formarsi del panico, ma credo Certo. invece che sia la consapevolezza e la conoscenza che introduce gli elementi della speranza. Detto questo, io penso che la responsabilità che ognuno di noi ha assunto anche in un percorso di isolamento, di responsabilità verso se stessi e verso gli altri, debba oggi essere innanzitutto rivolta a chiedere la protezione di chi lavora per la nostra salute. Ecco, il primo elemento, oltre a ragionare del pubblico in senso lato, della comunità e della collettività, ecco, io vedo una sorta di scarto tra un'acquisizione di valori, di simboli collettivi, flash mob, le canzoni, Bella Ciao, l'inno nazionale, eccetera, eccetera, e una bassissima soglia di preoccupazione per quella che è la nostra realtà ospedaliera e che prima Leo ha descritto molto bene, a cui si può aggiungere, insieme alla carenza di dispositivi per i sanitari, la mancanza di turni di riposo, lo stress, la fatica, le complicazioni familiari, ma anche la complicata accoglienza dei malati, l'isolamento rispetto ai parenti, la necessità di un supporto psicologico per chi è mancato da solo, come dire, la famiglia neanche avvertita, cioè quindi c'è necessità, come dire, di supporto, di reti, di tenuta. Ecco, io credo che dire questo non si tratti, come dire, di buttarle in polemica, ma si tratta invece di essere consapevoli senza, come dire, pensare di poter rovesciare le sorti, però di sapere, fuori da ogni metafora bellica, che io personalmente condivido molto poco in questo contesto, che quella trincea in cui i sanitari, ma non solo, penso alla cooperazione sociale, penso che si rapporta con i marginali, penso chi si occupa della pulizia delle strade, dell'approvvigionamento, ecco, tutto questo deve avere una forma di protezione collettiva, di richiesta di protezione collettiva. Che per lungo tempo ai medici non siano stati fatti i tamponi, che non ci siano le possibilità di cambiarsi. Cioè, ecco, tutto questo, come dire, non è qualcosa che rimanda a un inevitabile. È qualcosa invece che rimanda a una sostanziale assenza di regia. E noi dobbiamo chiedere e rendere, sottolineare molto, che l'assenza di regia è strettamente connessa a una sorta di gestione con costruzione di consenso. Allora, sono temi difficili, complessi, che devono essere, come dire, non possono essere semplificati. Ma io credo che proprio da questo noi dobbiamo partire per assumere una nuova consapevolezza collettiva del pubblico. Sono assolutamente d'accordo. Citavi giustamente tutte le professioni sociali, ma pensiamo a chi sta in una casa di riposo, ma appunto chi svolge un ruolo come l'AMIU, nella lettezza urbana. E proprio in queste ore, in questi giorni, Interrompo, ma Leo, va sì, bene. vai. Abbiamo decine di casi di persone che non riescono a parlare con nessuno, che sono isolati nelle proprie abitazioni, cioè che non sono soltanto anziani, magari sono familiari di chi è stato colpito dalla malattia, sono addirittura gestori di case di riposo che si trovano, come dire, senza nessun
elemento di aiuto, di supporto collettivo, pubblico. Ecco, allora, rimettiamo al centro questa dimensione di regia, di scelte, di priorità. Ci saranno tante cose su cui riflettere, perché è indubbio che ciò che sta accadendo adesso segna la fine di una stagione della globalizzazione e segna la fine di una sorta di pratiche di ideologia del mercato privo di antidoti. Ma, però, come dire, il rischio è che da una parte si dimentichi tutto, dall'altra che vengano anche innescati dei processi autoritari di riduzione delle libertà, insomma, cioè è tutto qualcosa che dovremmo guardare, affrontare molto bene, in cui forse anche la politica va a ritrovare un ruolo più nobile, importante, di costruzione di pensieri lunghi, trasformazione della società, perché, guardate, ed è una cosa proprio diversa dalla polemica spicciola, è piuttosto drammatico che davanti a un'epidemia come quella che stiamo vivendo ci sia una sostanziale assenza della politica. È piuttosto impressionante. Esistono le istituzioni, esistono le amministrazioni, ma non c'è, come dire, quella capacità di tenere insieme anche con le informazioni, conoscenze, riflessioni, insomma, quelle che costruiscono l'elemento civile. Noi ci misuriamo con un disincarnamento delle relazioni, una desocializzazione che precede l'isolamento nel quale oggi ci troviamo. Ricostruire tutto questo può avere tante facce. Però io credo che oggi l'elemento più importante è misurarsi con la concretezza, cioè assumere da una parte la difficoltà del contesto in cui ci troviamo, ma dall'altra speranza concreta non è data da atti emotivi o da dichiarazioni, ma è data da riuscire a cambiare alcune condizioni che hanno determinato degli aumenti di mortalità e una bassa capacità di intervenire per riduzione del contagio. C'è una responsabilità individuale molto forte che dobbiamo sempre riaffermare e ricordare. Ma la responsabilità individuale non può oscurare la responsabilità delle istituzioni di chi ci governa. Non scivoliamo nell'individuare chi non rispetti responsabilmente i divieti come colui che porta la colpa. Non è soltanto questo, lui è responsabile, ma noi oggi abbiamo bisogno di una consapevolezza e di una responsabilità che è innanzitutto di chi mette in moto, appunto, di chi è in grado di gestire le strutture e di implementare, migliorare le condizioni in cui noi ci troviamo.